in attesa della cerimonia di premiazione che si terrà qui all'Aurum di Pescara, Sala Flaiano, domenica 30 ottobre alle ore 15.30, siamo in compagnia di un giovanissimo artista in concorso qui al Premio D'Annunzio con una sola opera. Ciao Giovanni Paolo Fedele, se non mi sbaglio. Allora, perfetto, ci puoi illustrare l'opera qui in concorso al Premio D'Annunzio, le tecniche, quello che volevi comunicare, insomma? Questo è un lavoro che abbiamo iniziato per scuola, è stato il tema che ci hanno dato era viaggio. Io ho deciso di fare questo treno perché secondo me il treno è una delle cose che più rappresentano il viaggio di per sé, cioè è una fatica già diversa del viaggio, secondo me comunque un percorso faticoso che comunque è bello. Ho deciso di fare un viaggio più che altro onirico, cioè ho usato questi colori appunto perché tutti questi colori chiari un po' finti mi sembrano molto un sogno, una cosa finta, che comunque sarebbe un viaggio che mi vorrei fare, il viaggio che mi terrei, non lo so, un viaggio che mi vorrei fare, on the road di Ewak. Così, quindi è come tu immagini un futuro viaggio che poi molto probabilmente rappresenterebbe il viaggio della tua vita, sì. Fondamentalmente. Perfetto, ti ringrazio. Ho deciso di rappresentarlo a rilievi, l'unica cosa particolare del quadro, cioè la tecnica acrilico su tela e cartone. Perfetto, ti ringrazio molto, sei stato chiarissimo. Prego. E ci rimandiamo alla prossima edizione del Premio D'Annunzio.